Ciao a tutti, Vasco Rossi è entrato nella storia della musica, quindi in questo video per rendere omaggio a questa grande rockstar, a questo grande compositore che a me piace molto, soprattutto molti brani fanno davvero pensare. Questo è quello che dovrebbe trasferire comunque la musica dal mio punto di vista, degli spunti comunque di riflessione. E col concerto fatta al Modena Park con 220.000, una marea veramente di persone, più oltre 5 milioni di persone che hanno seguito il concerto alla televisione. Bisogna effettivamente affermare che Vasco Rossi è entrato nella storia della musica, direi mondiale. Nella storia della musica italiana c'era già. Io ricordo un concerto di Vasco Rossi all'inizio degli anni Ottanta. Io ero un ragazzino, ricordo che ero andato col motorino, diciamo, a vedere questo concerto. Penso di aver avuto 14 anni. E questo concerto, pensate, si teneva nello stadio di Pietra Ligure, che è uno stadio che potremmo dire uno stadio da oratorio, non so, che contiene pochissime persone, insomma. No, comunque lo stadio era già pieno all'epoca, ma non so, sono state qualche migliaio di persone, forse meno, forse qualche centinaio, insomma. Comunque era un Vasco Rossi proprio agli esordi, e in realtà era già conosciuto comunque a livello nazionale. Era già uscita qualche anno prima, mi sembra, Non siamo mica gli americani, che è una canzone che comunque ha avuto un discreto successo. E comunque, insomma, era stata, credo, forse il mio primo concerto da ragazzino proprio. È interessante, quindi omaggio a Vasco Rossi, che è veramente un grande della musica. E saluto Vasco, anche se lui ovviamente non conosce me, però lo saluto comunque. Ciao Vasco, ciao.